di tela è posizionato sulla console centrale. A vettura aperta il tettuccio, ripiegato dietro i sedili, può essere ricoperto. La versione Spider delle tre, offerte nella gamma dell'F355, è stata l'ultima ad essere prodotta ad iniziare dal maggio 1995. Il termine GTS, fin dal 1964, è stato usato per la prima volta sulla 275 GTB, ha identificato la versione Spider delle più prestigiose Gran Turismo di Maranello. A partire dal modello Dino 246 GT, la sigla GTS viene però data solo alle versioni Spider del tipo cosiddetto targa, vale a dire con tettuccio rigido asportabile. Tale versione in genere viene presentata in contemporanea alla versione GT o berlinetta. Non ha fatto eccezione dunque la GTS della F355, entrata in produzione assieme alla berlinetta e che si divide in pari misura con le altre due versioni i favori del mercato. Su tutte e tre le versioni i cerchi delle ruote con le classiche 5 razze sono in lega di magnesio, sono fissati con 5 bulloni e montano pneumatici da 18 pollici. La F355 può contare su un piccolo bagagliaio sotto il cofano anteriore, dove trovano posto, nel caso della versione Spider, la copertura in cuoio della capote, e in tutte e tre le versioni la borsa porta attrezzi con una valida dotazione e una bomboletta per gonfiare un eventuale pneumatico bucato in modo da poter raggiungere il più vicino gommista. Non esiste infatti ruota di scorta. Come optional viene fornito il cosiddetto ruotino, una ruota più stretta di quelle che equipaggiano la macchina e che consente di correre soltanto a bassa velocità. Sempre come optional è previsto un utile set di 3 valigie, studiate apposta per essere collocate nel vano bagagli. Nei primi mesi del 1995 è stato presentato un prototipo con soluzioni innovative denominato F355 Competizione, caratterizzato dall'assenza della leva del cambio e con solo due pedali, quello dell'accelerazione e quello del freno. In pratica quest'auto utilizzava il cambio elettroidraulico e quindi privo di frizione. Per innestare e scalare le marce si usavano i due bilancieri, introdotti proprio dalla Ferrari in Formula 1 e posizionati sotto le razze del volante. Questa vettura però non ha avuto un seguito. Per concludere il ritratto dell'F355, bisogna ricordare che le berlinette, appositamente preparate con un kit, partecipano a competizioni a loro riservate denominate Ferrari Challenge, gare che si svolgono in Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone. Il Ferrari Challenge, nato in Italia nel 1993 e poi allargatosi anche al resto dell'Europa e del mondo, è stato fortemente voluto dal presidente della Ferrari stessa, Luca di Montezemolo, per permettere ai clienti piloti gentleman di partecipare a competizioni da cui fossero esclusi i piloti professionisti. Solo nel 1995, però, nel Challenge è arrivata l'F355. Mentre nei due anni precedenti sono state le 348 le protagoniste. Dalla stagione 1996, il challenge che si svolge in Italia, denominato Europa Sud e riservato solo all'F355, ha assunto la titolazione di campionato italiano. Un giusto riconoscimento a questo trofeo monomarca che anno dopo anno ha riscosso sempre più successo. Le F355 destinate alle competizioni vengono definite con il termine Challenge e dal 1996 sono completamente allestite da Maranello e possono essere comprate ad una cifra globale che comprende l'iscrizione al campionato, due treni di gomme Pirelli e la benzina per ogni corsa. Questa cifra per la stagione 1996 è stata fissata a 231 milioni di lire. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche dell'F355 in versione Challenge, che viene fornita a pronto corsa, ma che deve essere completata dal cliente pilota presso una concessionaria Ferrari, con un kit che riguarda gli equipaggiamenti obbligatori di sicurezza e un impianto frenante potenziato.
La Ferrari stessa, che fornisce questo kit, ha valutato che si possa montarlo in 36 ore di lavoro. Anzitutto, ad allestimento completato, l'abitacolo in cui è rimasto solo un sedile si presenta rinforzato con una robusta gabbia di tubi. Per quanto riguarda l'assetto, ammortizzatori e molle risultano appositamente tarati per le competizioni. Il motore poi, rimasto strettamente di serie, viene piombato, mentre lo scarico, diventato a tronchetto, è in grado di offrire qualche cavallo in più di potenza, permettendo di raggiungere 385 cavalli. Non è un mistero che la Ferrari, negli ultimi 20 anni impegnata in Formula 1, stia manifestando un certo interesse per le corse a ruote coperte. Un tempo regina, prima nelle gare riservate alle Gran Turismo e poi in quelle riservate alle vetture sport, con ben 13 titoli mondiali conquistati, nelle stagioni 94-95 è stata tra le protagoniste principali del nuovo campionato per auto Gran Turismo e ha vinto il campionato IMSA per vetture sport. Naturale, quindi, che la sua dirigenza guardi con interesse ai 5 challenge, tra cui il campionato italiano, organizzati dalla stessa casa di Maranello. Dal challenge tricolore, da quello Europa Ovest, da quello Europa Centro, da quello USA e infine da quello giapponese, potrebbero spuntare giovani e validi piloti da impiegare sulle sue vetture Gran Turismo e Sport negli anni a venire.